Bentornati dopo la pausa caffè per la seconda parte di questa mattinata della prima sessione della nostra giornata accademica. Adesso ascolteremo la riflessione, la conferenza di Padre Bruno. Vi dico qualche parola di Padre Bruno che tanti noi lo conosciamo bene. Comunque, Padre Bruno, da giovane toscano, entra nel Carmelo Teresiano della provincia toscana, adesso Italia centrale, e nel 1964 fa la sua professione religiosa nelle mani di padre Anastasio Balestrero. A Roma arriva nel 1973 per gli studi di licenza al Biblicum. Successivamente, al Teresianum ottiene il grado di dottore in teologia. Dall'anno accademico 1979-80 fa parte del corpo docente di questa facoltà, quindi 42 anni, tutta la mia vita. È diventato nel 1996 professore ordinario di Sacra Scrittura e Teologia Spirituale. Per alcuni trienni ha svolto anche le funzioni di preside e vicepreside della facoltà. Nei suoi corsi, anche nelle sue pubblicazioni, Padre Bruno parte spesso dalla scrittura per affrontare vari temi sistematici, antropologici e spirituali. Riporto alcuni titoli dei suoi libri: Giobbe, il peso della sofferenza, la forza della fede, o Farsi prossimo, meditazione sulla parabola del buon samaritano, Il dolore dell'umanità nel dolore del Figlio di Dio, la sofferenza alla luce del Vangelo. E anche l'altro libro, che è già stato menzionato da Padre François Marie, Purgatorio, invenzione medievale o l'ultima delle misericordie? Domanda. E il tema della sua conferenza è Teresa di Lisieux, donna forte. E dopo, come discussant, risponde Padre Luciano Sandrin, religioso camiliano, professore emerito di psicologia della salute e della malattia e di teologia pastorale sanitaria. Padre Sandrin per diversi anni è stato preside dell'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camilianum, dove insegnava anche Padre Bruno. Padre Sandrin è autore anche di tanti articoli, tanti libri, visto nell'internet, cioè, si possono comprare, quindi alcuni titoli. Aiutare gli altri, la psicologia del buon samaritano, lo vide e non passò oltre, temi di teologia pastorale, psicologia del malato, comprendere la sofferenza, accompagnare la speranza, non so se è l'ultimo libro, ma Ti ricordo nel cuore, psicologia della perdita e del lutto. L'ultimo è Lo sguardo del perdono. Ecco, Lo sguardo del perdono, la novità, su Amazon e sugli altri siti. Padre Bruno, a te la parola, ascoltiamo adesso la tua conferenza. Forse molte delle cose che dirò sono state già un po' accennate, soprattutto nel corso delle domande, ma comunque, come si diceva anticamente, repetita iuvant, sperando che non stucchino. E il mio titolo, che è stato accennato in questo momento, che è sul dépliant, Teresa donna forte, ma io ho aggiunto un altro aggettivo, geniale, quindi Teresa forte e geniale.
dirò da dove ho preso questa ispirazione. Io qui non parlo da specialista, ma parlo da una persona interessata che, come è stato già detto, ha molto rapporto anche col padre Letel, il quale sì che è specialista, e spesso discutiamo, spesso anche accanitamente. Bene, allora io mi limiterò a proporre alcuni aspetti che potrebbero forse aiutare a rendere ancora più emergente ed efficace la sua forza magistrale, perché parliamo del 25esimo della dichiarazione di Teresa di Lisieux come maestra, dottore della Chiesa, ma vuol dire maestra della Chiesa, non maestra nella Chiesa, ma una santa capace di insegnare alla Chiesa a leggere meglio il Vangelo. Dunque, donna forte, vorrei suggerire come prenderla dunque ancora più in considerazione, valutando la tenacia con cui Teresa di Lisieux ha percorso la sua breve esistenza e ha avuto il coraggio di raccontarla, perché è nel suo racconto, nei suoi scritti voglio dire, che noi percepiamo forse molto di più di quella che è la sua stessa santità, che è sempre relativa a una persona. Quindi da qui anche l'aggettivo geniale, perché geniale questo aggettivo geniale si applica a quelle persone in tutti i campi della ricerca, la medicina per esempio, che arrivano a scoprire qualcosa che non era stato mai scoperto prima e di cui si deve tenere conto in seguito. Donna forte, anche se una qui presente autrice ha scritto un libro, stasera sarà qui sulla tavola di presidenza, Suor Antonella Piccirilli, intitolato Fragile come tutti e fedele come pochi, ma vedete, fragile perché partecipe della nostra fragilità, giustamente, ma fedele come pochi vuol dire forte, perché la fortezza cristiana, l'eroismo cristiano non è impavido, cioè gli eroi sono celebrati tali perché, secondo il racconto, non hanno paura, affrontano la morte senza paura. Noi, cominciando da Cristo, sappiamo che la morte si affronta, la morte è soprattutto quello che porta a questo, con la paura, compreso il Figlio di Dio nella nostra natura umana. Perché la forza del cristiano sta, per usare una parola teresiana, nella fiducia. Sono forti perché hanno fiducia, echeggiando poi San Paolo, lo sappiamo bene, là dove sono debole è proprio lì che sono forti. Il primo testo da cui deduco il termine forte, donna forte, è un libro reso famoso dal fatto che l'autore divenne papa, cioè Albino Luciani, patriarca di Venezia, che aveva scritto, prima di essere papa, un libro intitolato Illustrissimi, in cui si rivolgeva con delle lettere a tanti personaggi della storia, non semplicemente a dei santi, ma a tanti letterati, inventori. Scriveva una lettera, ovviamente, in vista di introdurvi un pensiero cristiano. La lettera scritta a Teresa di Lisieux incomincia così, e questo dice un po' il tono sul quale vorrei insistere.
Cara piccola Teresa, avevo 17 anni quando lessi la vostra autobiografia. Fu per me un colpo di fulmine, storia di un fiorellino di maggio, l'avevate definita. A me parve la storia di una spranga d'acciaio. Per la forza di volontà, il coraggio e la decisione che da essa sprizzavano. Scelta una volta la strada della completa dedizione a Dio, niente vi ha più sbarrato il passo, né malattia, né contraddizioni esterne, né nebbie e tenebre interiori. E questa è la santa che molti di noi, anche qui, continuiamo a chiamare Teresina, che in francese non esiste. Lei dice soltanto la petite Thérèse, ma lo dice per dare compiacimento alle sue sorelle, che l'hanno sempre considerata la piccina. Questa, tra parentesi, è una polemica che mi porto dietro da 40 anni, proclamata la prima volta proprio in quest'aula, dicendo queste parole più o meno: è l'ora di farla finita di chiamare Teresa di Lisieux Teresina in Italia, in Spagna, in Portogallo e altrove forse. Se si vuole, non è una sciocchezza quella che sto dicendo, se si vuole valorizzare Teresa di Lisieux come dottore della Chiesa, non si può chiamare Teresina. Lasciate perdere il vostro sentimento personale, chiamatela così nel vostro intimo, ma non quando ne parlate in pubblico. Adesso, per sottolineare questa mia esortazione, voglio far riferimento ad una figura che lì per lì non vi persuaderà. Nell'inferno di Dante c'è un personaggio che si trova condannato tra gli eretici. È un fiorentino ed è uno che, diciamo, sapeva il fatto suo. E questi eretici sono condannati a stare in una fossa e quindi non li si vede nemmeno, sono sprofondati. Però a un certo punto da una di queste fosse si erge una persona e Virgilio, la guida di Dante, dice: volgiti, guarda, vedi la farinata, così si chiamava, vedi la farinata che si è dritto, si è alzato, non si è alzato in piedi ma si è alzato così, dalla cintola in su tutto il vedrai. Commento di Dante. Allora io mi girai e vidi che lui guardava gli altri in modo superbo. Ed ei parea, dice Dante, ed ei parea che avesse il mondo in gran dispitto. Cito questo atteggiamento non perché voglio assimilare Teresa di Lisieux, che era la più umile che ci fosse in tutto il monastero e forse in tutta la Chiesa, ma per dire che dal punto di vista oggettivo, quindi non soggettivo, dal suo punto di vista, ma dal punto di vista oggettivo, cioè dal quale noi dobbiamo guardarla, e dobbiamo guardarla così, non come una qualsiasi, non come una santina, ma come una che si distingue prima di tutto da tutte le altre monache del monastero, anche di quelle che la vezzeggiavano e che speravano che fosse così buona, così santa, così santina come a loro sarebbe piaciuto, le sue sorelle. Ha fatto bene il padre François a dire che, insomma, sì, erano brave persone, ma non erano questa persona. Ecco la differenza che passa tra il genio e l'ordinarietà, anche tra il genio e la molta intelligenza. Qui siamo
tutti molto intelligenti, ma il genio è un'altra cosa. La differenza che passa tra il genio e l'ordinarietà che le sta intorno e che vorrebbe perfino correggerla, eccola, l'intervento delle sorelle nei suoi manoscritti. Quindi si differenzia da tutto quello che gli sta intorno e che vorrebbe perfino correggerla e ridurne l'impatto. Teresa sa che tutto è grazia. Scusatemi, ma ho saltato una pagina, se no. Giusto. Allora, Teresa sa che tutto è grazia, come del resto dice San Paolo, come potrebbe dire e che potrebbe dire anche lei, cioè per grazia di Dio sono quello che sono. Dunque, sa che tutto è grazia, mi riallaccio, mi ero un po' distratto, al fatto che lei è il genio di santità, in questo caso, che si staglia in mezzo a una santità, diciamo, ordinaria, non, diciamo, ritenendosi più grande delle altre, lei no, ma pur essendola e sapendo che tutto è grazia, però potrebbe dire, ecco, potrebbero essere sue le parole di Paolo che dice: per grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia in me non fu vana, anzi, ho faticato più di tutti. Non io, certo, ma la grazia di Dio che è in me. Ecco un principio di lettura della teologia di Teresa di Lisieux. Vedete che è sempre una teologia biblica, una teologia evangelica. Prenderlo però sul serio, non soltanto dicendo che lei l'ha fatto, ma che cosa suggerisce alla Chiesa e alla teologia. Un buon concetto di sé è indispensabile. Abbiamo qui uno psicologo che ce lo potrebbe insegnare. È indispensabile per una retta crescita in qualsiasi ambito della vita. Ma vale anche per la crescita spirituale. E nella nostra santa, dirsi Petite Thérèse non è in contraddizione con la consapevolezza che in lei Dio ha fatto cose grandi. È lo stesso atteggiamento della Vergine Maria, del resto. Cambia solo la base di questa consapevolezza che fonda il buon concetto di sé, che per chi non crede è solo una autonomia acquisita con l'esercizio, con lo studio, con la riflessione, mentre per il credente è, torniamo sempre lì, è abbandono fiducioso. L'eroe cristiano non è impavido, non è senza paura, ma non ha paura, nonostante la paura, perché ha fiducia. E questo per la nuova evangelizzazione dovrebbe essere pane quotidiano, quello di cui si nutrono e nutrono i parroci nelle omelie. Ed ecco il terzo testo a illustrare la seconda parola del titolo della mia riflessione: Teresa, donna forte e geniale. Un aggettivo, questo secondo, che già nel 1954, quindi prima del concilio e molto prima che Teresa di Lisieux fosse dichiarata dottore, suggeriva Jean Guiton in un saggio sul genio spirituale. Notate, un saggio sul genio spirituale della dottrina di Santa Teresa del Bambino Gesù, apparso sugli Annales de Lisieux e in seguito ripubblicato con alcune integrazioni nel 1965. Geniale, geniale, in quanto mentre il cammino di tutti i santi è ascendente, anche quello di Teresa,
Ma mentre quello di tutti i santi è ascendente, cioè dalla terra verso il cielo, Teresa di Lisieux, a cui Jean Guiton abbina anche Giovanna d'Arco, percorre la via inversa, dal cielo alla terra, cioè leggendo la terra alla luce del cielo. Al punto che il voler passare il cielo a fare del bene sulla terra può essere una continuazione del suo modo di pensare mentre era ancora qui, in questo mondo. Corrisponde infatti al suo desiderio più profondo di occuparsi dell'umanità. È stato ripetuto più volte, occuparsi dell'umanità, senza distinzione, soprattutto dell'umanità nelle condizioni spiritualmente più precarie, i peccatori, gli atei. Dunque, questo è stato evocato dal Cardinal Ouellet, dunque una santa di missione, non perché patrona delle missioni e perché ha dedicato la sua vita al bene dei missionari, ma una santa mandata da Dio alla sua Chiesa, con un compito del tutto eccezionale. Per capirci, pensiamo a San Francesco, che non passa mai di moda. Di moda è la brutta parola, ma di cui la Chiesa non potrà mai fare a meno, come ha dimostrato dopo secoli l'assunzione del suo nome addirittura da parte di un Papa. Questa è una distinzione, come del resto faceva notare Ouellet, fatta da Baltasar, il quale appunto distingue due categorie di santi, no? Perché secondo lui anche tra i santi ci sono santi ordinari che possono far bene in certi settori, nella propria congregazione, ma che non hanno questo input totale, per cui, come accade ai geni, la Chiesa non può più fare a meno, se non tornando indietro. Spesso, anche per una cattiva interpretazione della realtà, si dice che i santi sono come noi, e alle volte va bene nella pastorale per incoraggiare tutti a prendere la via della santità. Però non è vero che i santi sono come noi. Al punto di partenza sono come noi, persone fragili, tendenti al bene e tendenti al male, come siamo tutti noi. Però non sono come noi nella realizzazione esistenziale, e soprattutto non sono come noi nella tappa raggiunta, al punto in cui sono arrivati. Ecco. Certo, la santità non è solo quella dei santi riconosciuti come tali, c'è la santità della porta accanto, di cui parla Papa Francesco, altrimenti il cielo sarebbe vuoto se ci fossero soltanto i santi canonizzati. Vuoto o quasi. Questo lo abbiamo capito anche per merito di Teresa di Lisieux, che la santità è per tutti. E bisognerà studiare anche la semplice santità senza risonanze. Ma i geni restano tali. Erano uomini e donne anche loro, capaci di bene e di male. Ma Dante, Mozart, restano sopra l'orchestra. E soprattutto gli artigiani. Gli orchestrali sono persone in gamba, che raggiungono il loro scopo preciso, ma non sono Mozart e nemmeno un semplice direttore di orchestra lo è. Gli artigiani
raggiungono il massimo, e senza gli artigiani non ci sarebbe la cupola di San Pietro, anche se Michelangelo ne ha fatto il disegno. Però un conto è Michelangelo e un conto sono gli artigiani. Ecco, diciamo, la maggior parte di noi, e questa è la santità della porta accanto, siamo degli artigiani. Ma se vogliamo prendere sul serio, per essere buoni artigiani, quello che i geni ci dicono come offerta di comprensione maggiore, allora non dobbiamo equipararli. E anche qui ritornerebbe il tema della Teresina. Anche lei, dal punto di vista autobiografico, non è granché, se non avessimo i suoi scritti. Aveva ragione, un po' di ragione, quella monaca, quando vide che stava per morire, e siccome nei monasteri c'è l'uso che quando muore una monaca si deve mandare uno scritto a tutti gli altri monasteri per raccontare la sua vita, dalla prima professione fino alla fine, questa monaca disse: cosa scriverà mai la madre di questa ragazzina? Perché non c'era granché. E dove sta il granché di Teresa di Lisieux? Sta nella sua confessione, cioè in quello che lei è andata scrivendo e interpretando dal punto di vista della fede questa vita apparentemente normale. Sto un po' esagerando, ma... Ecco. Allora, capite? Dal punto di vista di come lei ha capito la presenza di Cristo nella sua vita, quasi a identificarsi con Cristo, quindi a diventare cristica, potremmo dire, non soltanto cristiana, ma cristica, è allora certo che c'ha qualche cosa da insegnare, molto più degli esegeti, molto più dei teologi. Quello che dovrebbero fare i teologi, come suggerisce lo stesso Benedetto XVI, che teologo lo è, che Teresa di Lisieux ha molto da insegnare soprattutto ai teologi. Lo dice lui, che è un teologo e ci tiene a essere teologo. Soprattutto ai teologi. Ma perché? Proprio perché quello che si continua a ripetere, ma che ancora non si è messo in pratica, perché quello che lei ha sperimentato deve entrare nella teologia dommatica, lasciamo perdere il titolo di dommatica, nella teologia. Come c'entra un'affermazione di Agostino, come c'entra un'affermazione di Tommaso. Perché chi ha vissuto la Trinità, adesso possiamo anche Teresa di Lisieux, ma pensiamo a Elisabetta e la Trinità, chi può dire una parola veramente autorevole su quello che significa una vita nella Trinità o una vita vissuta nella Trinità, per esempio potrebbe essere più che i grandi teologi, perché loro vanno sulla linea della riflessione logica, l'ha detto anche il padre Littell, che pure ci tiene a essere dommatico. Bene, questo voglio dire, sono degli stimoli che io voglio lanciare. I dottori della Chiesa, i teologi, devono cercarvi la nuova spiegazione della rivelazione. Tutti conosciamo il Vangelo, ma il Vangelo non sarà approfondito sino alla fine del mondo. Quando Gesù dice agli apostoli: quello che adesso io vi dico voi non lo capite, ma verrà lo Spirito ve lo spiegherà, non è che finisce il giorno di Pentecoste. Continua per secoli e secoli e ogni generazione scopre qualcosa di più o qualcosa che è più inerente ai bisogni di quel momento della Chiesa. Pensate a San Francesco. Non è che la Chiesa cambiò subito, i papi continuarono a vestirsi come principi e a vivere come tali, però essersi presentato lì d'accordo con la Chiesa, umile dinanzi alla benedizione della Chiesa, ha immesso dentro un'energia che la Chiesa non può non predicare la povertà, anche se non la pratica. Cioè, sarebbe meglio la praticasse, però
Facciamo qualche esempio. La Mariologia. Teresa di Lisieux, ed è santa maestra della Chiesa, quindi una battuta così, come quella che sto per riferire, che tutti sanno, la potrei dire io e sarebbe una battuta. Ma se una santa come Teresa di Lisieux, pochi mesi prima di morire, dice che tutto quello che ha sentito dai predicatori sulla Vergine Maria, sulla Madonna, non gli è piaciuto per niente. E aggiunge che i sacerdoti ci dicano, ci mostrino delle virtù praticabili. Lei si riferisce ai predicatori, quelli che ha sentito nel suo convento, che in genere, nel suo monastero, che in genere si chiamano persone di valore. Già c'è l'eco nel mondo. E lei parla dei predicatori, ma i predicatori dipendono dai teologi. Poi questo sta nel quaderno giallo, uno si può dubitare se sono proprio le parole dette da lei, ma proprio in quel momento si decide a scrivere la poesia, l'ultima, la 54esima, che quante strofe ha? Parecchie, 25, in cui dice perché ti amo Maria e parla di lei nella vita ordinaria, non nelle cose fantastiche che si dicono, si continuano a dire di Maria, senza fondamento, perché siccome c'è un principio de Maria unquam satis, dunque giù, a tutto spiano. Mentre di Gesù, che è Gesù, si è imparato che la kenosis bisogna prenderla sul serio, che quindi non bisogna attribuire a Gesù sulla terra le sue qualità divine, perché lui se ne è svuotato e dunque il cristologo, di cui in parte sono stato anch'io, deve cercare di far vedere la grandezza di Gesù dal punto di vista umano, non dal punto di vista divino. Però sulla Madonna ancora si esagera. Quindi vedete, non è entrata nella teologia. Prendiamo la grazia, di cui qualcuno ha già parlato nelle domande. L'immagine può essere infantile. Teresa con la sua sorella si divertiva a scendere e salire sugli ascensori appena inventati negli alberghi nei quali passava venendo nel suo viaggio a Roma, Francia, Svizzera, Roma e viceversa. Bene. Questo è un gioco infantile, va bene, anche se era già una signorina, però è sempre giochi infantili. Quindi non sta qui, non sta nella parola. Ma se lei parla dell'ascensore nel contesto della sua preoccupazione come potersi fare santa, eccola, chiamata universale alla santità, come farla entrare non solo nella pastorale, ma nella motivazione teologica. Se lei dice, io ho sempre sentito dentro di me il desiderio, cioè, desiderio che dovevo essere santa. Però, ed ecco un'altra osservazione da fare, però quando io leggevo le vite dei santi, per lo più molto mistificate, esagerate, io dicevo, ma io non riuscirò mai ad essere santa come loro, perché loro hanno salito le più alte montagne, io non saprei neanche fare qualche gradino, io mi sento come un bruscolo di sabbia. E questo lo scrive abbastanza in fretta, ma questo lo ha vissuto per mesi, ci ha riflettuto. Allora cosa farò? Mi lascerò prendere dalle braccia del Signore.
Anche questo può essere una cosa poetica, perché certo il Signore non ci prende con le sue braccia, ci prende con la sua presenza, con la sua... Però io ho fatto un corso di De Grazia, qui non c'è nessuno, non c'è il mio professore, ma io non mi ricordo neanche una parola di De Grazia, perché era tutta teoria. Non vi racconto un aneddoto perché vi mettereste non soltanto a ridere ma anche a piangere. E dunque, perché non deve entrare nel trattato di grazia, ammesso che ci sia ancora bisogno di farlo, questo modo di intendere la provvidenza, di intendere la forza della presenza? Capite? Adesso non approfondisco, ma per dire che diciamo sì che lei, l'ha detto perfino un papa, che lei è maestra soprattutto dei teologi, ma nella teologia, me lo conferma anche Padre Letel, ne abbiamo parlato molte volte, non entra, fatica a entrarci, lui fa tutto lo sforzo per mettercela, giustamente, e nei suoi libri è ben fatto questa riflessione. Ma vorrei trovare anch'io un ascensore per innalzarmi fino a Gesù. Se qualcuno è piccolissimo, per caso gli viene in mente, cioè gli viene fatto di sfogliare un quaderno dove c'erano alcune frasi dell'Antico Testamento, qui si tratta di Proverbi 4, e legge: se qualcuno è piccolissimo, lei non sa l'ebraico, ma se l'avesse saputo, lo desiderava, avrebbe letto che piccolissimo si dice petit, come in francese. Va bene. Che poi non vuol dire piccolissimo, ma insomma trascurabile, vuol dire una cosa del genere. Venga a me, l'aveva detto Gesù nel Vangelo. Ecco. Però, vedete, nella geografia, da un certo secolo in avanti, bisognava che... Assurdo, no? Gesù preferisce i poveri, la scelta dei poveri. Poi, biografie dei santi dovevano essere tutti nobili. E se non erano nobili, bisognava inventare la loro nobiltà, compreso Giovanni della Croce. Allora, Teresa di Lisieux era borghese, sì, era borghese, stava bene, non gli mancava nulla alla famiglia. Però, poi si è gettata completamente. La fede, anche questo è stato già accennato. Perché non parlare della fede in un'epoca in cui si stenta tutti, perfino noi credenti, a credere, come ne parla Teresa di Lisieux? Giovanna d'Arco viveva in un'epoca in cui si poteva benedire anche la guerra, scusi. Erano tutti credenti, gli inglesi e i francesi. Teresa di Lisieux, come ha ricordato Padre Letel, viveva in una Francia ormai... atea. Bene, qual è stata la prova più grande, lo stadio più alto a cui è arrivato Teresa di Lisieux? È quello di sentirsi nella stessa condizione di chi non crede. Non ha perso la fede, perché ha continuato a credere, ma ha perso tutti gli appigli che lo potessero confortare in questo. E cosa fa? Cosa fa lei? Come tutti gli altri santi precedenti e seguenti che pregano per i peccatori? No. Voi direte, come non prega per i peccatori? Che santa è questa? Prega con i peccatori. Come chi? C'è un'altra persona nella storia che l'ha fatto, Gesù. E infatti lei parla di se stessa come seduta alla mensa dei peccatori. Questo è molto, molto attuale, molto al di là di tutti i discorsi che si possono fare. Perché la fede è una fatica, oltre che una grazia, perché senza la fede non avremo la speranza, non avremo la fiducia, però è da combattersi,
Anzi, si diventa, questo lo insegna già Giovanni della Croce, si diventa veramente persone di fede quando ci vengono a mancare tutti gli appigli, perché allora è veramente un atto di volontà. E Teresa, senza fermarsi a discuterne dal punto di vista teologico, lo testimonia e lo descrive, perché i suoi scritti sono il racconto, un po' come la Bibbia, sono un racconto che vale molto di più di tanti ragionamenti. L'ultima parola, poi chiudo, vero? Sì. Un altro piccolo esempio, piccolo per modo di dire, l'infanzia spirituale. È uno dei temi teresiani di Teresa di Lisieux. Il tema è legato al fatto che nei confronti delle sue sorelle, Paolina, Maria, Celina, lei è sempre stata la piccina. Loro le correggevano i compiti quando era bambina, gli errori che ancora continua a fare anche nei manoscritti, errori grammaticali. E quindi quando lei parla con loro, si rivolge a loro, è la piccina, come in tutte le famiglie, il piccolo, il piccino. Ma Teresa non pensa così di sé. Teresa è una grande. E anche quando sceglie il nome Teresa di Gesù bambino, in francese l'enfant Jésus non è soltanto il bambino, ma l'enfant è il figlio di Dio anche. Enfant de Dieu, non è? N'est-ce pas? Allora la sua non è un'infanzia dei bambini o infantile, ma è quella, ecco perché lei identifica il Signore, lo vedo come un bambino nell'ostia, appena ricordato dal padre Letel. È l'infanzia di Dio, del figlio di Dio che si fa umile. Ecco l'umiltà di Teresa, che è il terreno poi, in fondo, della fiducia. Perché là dove sono debole è lì che sono forte. Quando si propone dunque l'insegnamento magisteriale di Teresa, bisogna uscire dagli schemi della Santina delle Rose. Se addirittura Benedetto XVI, il 16 aprile 2011, dice che lei è una guida per tutti, soprattutto per coloro che nel popolo di Dio svolgono il ministero di teologi, bisogna prenderlo sul serio. Ecco, termino con queste parole, che poi magari se verranno pubblicate troveranno un ordine migliore. Grazie. Ringrazio chi mi ha invitato a partecipare a questa giornata accademica. È per me un'occasione per ringraziare dell'ottimo rapporto avuto col Teresiano e con i presidi che l'hanno rappresentato quando ero preside del Camilliano, che era incorporato al Teresiano, poi si è disincorporato, no? Quel Camilliano che, secondo me, senza attento discernimento, qualcuno ha chiuso. Ma questa è un'altra storia. Ecco, ci siamo conosciuti lì per anni, no? Abbiamo interagito al Camilliano, dove ho fatto il preside per 12 anni, quindi abbastanza. È però anche un'occasione molto importante per rinnovare la mia stima al professor Bruno Moriconi, padre Bruno, per la sua preparazione, che ho potuto apprezzare nel suo insegnamento al Camilliano, è lì che l'ho conosciuto, ho interagito con lui, ma l'ho apprezzato nei libri che ho letto. E non ho fatto molte recensioni nella mia vita, ma alcune le ho fatte sui suoi libri, Giobbe e quello sul Samaritano, ecco, per dire, ecco, no. Ultimamente ho letto quello di Giuda, che consiglio, io amo i gialli. E quello di Giuda è un po' come un'investigazione, una specie di giallo,
per chiaramente per dire quello che pensava, che è giusto dire. Però l'ho apprezzato anche per il suo modo di rapportarsi con gli studenti e poi anche per il suo respiro interdisciplinare che si coglie anche nelle sue riflessioni specificatamente biblico-spirituali, cioè anche lui, quando lui fa discorsi biblico-spirituali, però si sente questo collegamento. Ed è ciò, secondo me, che si può cogliere anche nella relazione che abbiamo appena ascoltato, che chiaramente io ho avuto qualche giorno prima. Fin dall'inizio il relatore mette in chiaro che anche a proposito di Thérèse de Lisieux bisogna, cito, ridimensionare ciò che certi titoli, benché in qualche modo veri, danneggiano, se non la sua genuinità di vita, sicuramente questo suo altissimo riconoscimento di maestra della Chiesa e nella Chiesa, no? Questo è importante, poi cita Benedetto XVI. E questo avviene quando i santi diventano dei santini, cioè delle immaginette. Io spazio dalla psicologia alla teologia pastorale, no? Cioè delle immaginette che sono funzionali, noi diciamo le immaginette le chiamiamo santini proprio, no? Che sono funzionali a una religiosità popolare degna di rispetto. Io dico sempre, stiamo attenti a buttare via il bambino con l'acqua sporca, si dice, ma stiamo attenti anche a cambiare ogni tanto l'acqua, perché altrimenti il bambino mica si lava, no? Cioè, degno di rispetto, quindi anche dal punto di vista pastorale, io insisto sempre, essere attenti nella pedagogia anche di purificazione, però hanno bisogno a volte certe devozioni di un'attenta purificazione spirituale e di una paziente educazione pastorale. Perché? È perché quando noi riduciamo qualsiasi persona, quindi anche una santa come questa, la riduciamo a un'immagine, o meglio o peggio un'immaginetta, questa diventa un pregiudizio, un filtro attraverso il quale leggiamo tutta la sua vita, o meglio una parte della sua vita, dimenticando tutto il resto della sua ricchezza. Quindi è proprio un discorso proprio per andare in fondo, per vedere la sua ricchezza fino in fondo. Il titolo della relazione e le citazioni iniziali ci fanno capire la scelta del professor Moriconi nel parlare di una donna forte ma anche geniale. Forte e geniale per grazia, questo è chiaro. Però è chiaro che poi lei ci mette del suo e alla fine arriverò con la domanda finale. Chiaramente è interessante per me una citazione. Un buon concetto di sé è indispensabile per una retta crescita, lo dicono gli psicologi, è lui che sta citando, ma vale anche per la crescita spirituale. E nella nostra santa, dirsi Petite Thérèse non è in contraddizione con la consapevolezza che in lei Dio ha fatto grandi cose. Vado avanti sulla citazione, perché per me, anche per la mia preparazione, è molto bella. È lo stesso atteggiamento della Vergine Maria. Cambia solo la base di questa consapevolezza, che per chi non crede è solo un'acquisita autonomia. Bello questo, è solo, può essere, ma chiaro, non deve essere solo questo. Mentre per il credente è abbandono fiducioso tra le braccia di Dio e poter cambiarne, cantarne le misericordie. Ecco, è interessante questo discorso in un ambiente come questo. Io ho avuto modo, ricordavo così nella mia mente, prima di andare a Verona, anch'io sono emerito, è merito, no? Quindi andare a Verona per almeno due anni ho fatto dei mini corsi al counseling spirituale, uno proprio sulla psicologia del lutto e l'altro sul perdono,
da cui poi sono nati gli ultimi due libri. E quindi so che in realtà c'è questo dialogo tra scienze umane e teologia. Chiaramente qui si apre il discorso del rapporto tra psicologia e scienze umane, io dico psicologia perché è un po' la mia materia, quindi tra psicologia e spiritualità e teologia, no? Che può essere reciprocamente arricchente o conflittuale, quando ad esempio si pretende di psicologizzare la spiritualità o di spiritualizzare la psicologia, o di credere di eliminare frettolosamente uno dei due poli del dialogo. Il dialogo è dialogo quando i due poli continuano a dialogare. Avevo preso un libro ieri, ma solo il titolo, che parlava del duologo. Noi di solito diciamo dialogo o monologo. A volte i nostri dialoghi non sono neanche dei monologi, sono dei duologi, cioè due che continuano a parlare, ma chiaramente, ecco, solo il titolo, poi non ho ancora letto l'argomento. È interessante però questo, no? Ecco, credo sia interessante questo discorso, perché credo che Dio ci abbia creato con una testa, con una mente, capace di riflettere in teologia, in psicologia, in medicina e nelle altre scienze. È sempre creatura di Dio, la mente. Poi chiaramente si tratta di dialogare in modo corretto. Teresa è geniale, secondo il nostro relatore, che cita Jean Guiton, perché mentre il cammino di tutti i santi è ascendente, lo ricito, dalla terra verso il cielo, Teresa di Lisieux percorre la via inversa, dal cielo alla terra, dall'altro mondo verso il nostro, al punto di voler passare il cielo a far del bene sulla terra, ecco, che, quindi occuparsi dell'umanità non solo quando era in vita, ma anche quando è lassù. E poi è bello, no? E lo sottolineo, proprio questo suo non semplicemente pregare per, ma stare con, e quindi pregare con, e chiaramente il modello è Cristo, e che a volte però dimentichiamo, ma aperta e chiusa parentesi, no? Ecco, che dialogare con tutti, sofferenti, piccole anime, peccatori, eccetera. E quindi poi mi è piaciuta una sottolineatura, sono io? No, sono, ecco sì. Una sottolineatura quando il relatore dice riconoscere, forse è quello, sì. Vabbè, sì. Riconoscere una, cito, spiritualità tacita del mondo. Beh, questo è un geniale azzardo, eh? Una spiritualità tacita del mondo. Qualcuno parla di spiritualità dall'alto. Ultimamente leggevo un libro di Grun, Ansel Grun, una spiritualità dal basso. Un Dio che parla attraverso la parola, ma un Dio che parla anche dentro, nell'intimo, nel nostro cuore, eccetera. Quindi parlare di spiritualità tacita del mondo, secondo me, è un geniale azzardo. Chiaramente tutti gli azzardi poi vanno approfonditi, eccetera. E citando von Balthasar, e padre Bruno parla di Teresa come di una santa mandata direttamente da Dio alla Chiesa. E quindi chiaramente qui ha fatto capire che la santità, chiaro, non è solo quella dei santi riconosciuti come tali, ma anche quelli della porta accanto. E però mi è piaciuto quanto lui poi ha sottolineato, però i geni restano geni, c'è in loro un'intelligenza anche spirituale particolare, secondo me. E prima si parlava di intelligenza, no? In realtà oggi gli psicologi non parlano più di intelligenza, parlano di intelligenze. E questo è interessante, no? Ecco. E Teresa è maestra geniale perché di lei si può parlare come di una nuova fonte teologica. Nuova fonte teologica, il locus theologicus di una volta, no? Intanto ci cita e si dimentica. Una provocazione che può arricchire anche il magistero della Chiesa.
quindi non solo utile per i teologi, ma anche per il magistero della Chiesa. Nei dottori della Chiesa i teologi devono cercare una nuova spiegazione della rivelazione, una nuova esegesi esperienziale. E per questo bisogna uscire dalle immaginette che rischiano di diventare, come ho detto prima, anche nei confronti di Teresa, dei pregiudizi, e cioè dei filtri che distorcono la genialità della sua santità o la impoveriscono, perché si concentrano solo su quello. Come santa è un'ulteriore prova della salvezza in atto, ma come luogo teologico, ecco, cito Benedetto XVI, un ulteriore mezzo dello Spirito per far compiere la Chiesa un nuovo passo nell'avvicinamento alla verità tutta intera di Cristo, come aveva promesso Gesù, è stato citato da padre Bruno. Un inciso sull'uso delle immagini. A me è piaciuto, qui poi non l'ho citato, ma l'ho risentito, l'uso dell'immagine dell'ascensore. In realtà, se noi andiamo a Gesù, lui predicava spesso per immagini. Poi il Vangelo di Giovanni è già teologico, è già più complicato, ma in realtà si faceva capire attraverso immagini e usava le immagini che erano esperienza delle persone. Quindi bella questa immagine dell'ascensore, perché era esperienza che Teresa stava facendo in quel momento e l'aiutava a parlare della grazia di Dio, della grazia di Gesù, della forza di Gesù che l'aiutava. È chiaro che qualsiasi immagine, io questo l'ho riscoperto anche in teologia pastorale, nell'immagine della Chiesa, sono immagini che ci aiutano ad entrare dentro al mistero, ma nessuna immagine dice la totalità del mistero, però ci aiutano e abbiamo bisogno di questo. E per sottolineare questo, cito Benedetto XVI quando qualche anno fa, in un messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, mi viene in mente adesso, stava parlando dell'importanza del mondo digitale, no? Del web, della rete, quindi tutto questo internet, eccetera. L'interesse della sua riflessione era nel fatto che lui non parlava semplicemente dell'uso, cioè il saper usare i mezzi per evangelizzare, che sarebbe già importante, bisogna saperli usare bene per evangelizzare. No, lui diceva che proprio la rete, l'immagine della rete, poteva essere un'immagine importante, interessante, per parlare della Chiesa. E quindi la ricerca delle persone che cercano connessioni, contatti, comunicazioni nella rete, ci possono dire qualcosa per rinnovare il nostro linguaggio sull'essere Chiesa, comunità, comunione, eccetera. Detta da Benedetto XVI, credo che sia interessante. Quindi non solo l'uso, no, diceva, ci può aiutare, e cita Gesù anche lui, come Gesù usava le immagini del momento, anche noi possiamo usare queste immagini, chiaro, con attenzione, eccetera, per parlare della Chiesa e della rete relazionale all'interno della Chiesa. Ecco quindi l'immagine chiaramente dell'ascensore. E quindi, ha sottolineato poi anche padre Bruno, qui torno al discorso di Teresa, è dottore della Chiesa perché in realtà è una guida per tutti.